Rieccoci di nuovo per i 5 esercizi base dello stretching alle gambe per l'arrampicata e oggi voglio parlare di un altro esercizio che è stato, diciamo, chiave per la mia arrampicata e anche per la mia scioltezza nell'arrampicata, la farfalla sdraiata. Anche questo esercizio è un esercizio che consiglio vivamente di fare a letto, da abbinare con l'altro esercizio che era la gru. Facendolo a letto sarà molto più facile entrare in rilassamento e quindi permettere al muscolo di distendersi e di allungarsi. Tra l'altro, io spesso, la maggior parte delle volte, mi addormento facendolo. Ricordati di non mantenere più di 20 secondi l'esercizio e aspetta che la gravità faccia il suo tempo, faccia il suo lavoro. Quindi, se le gambe saranno troppo aperte, voi piano piano aspettate che scendano. Se non scendono, è uguale, scenderanno. Nel momento che tu lo porterai avanti, piano piano scenderà. Ricordati sempre che devi imparare a rilassare, quindi è solo il rilassamento quello che ti permette praticamente di poter allungare il muscolo. Quindi 20 secondi, non di più. Se anche a letto comunque ti scivoleranno avanti i piedi, ci sono degli escamotage che poi ti faccio vedere. Ti posizioni sdraiato in questa maniera qua, e pieghi le gambe e metti le piante dei piedi a contatto. Ovviamente per chi è sciolto verrà più facile, però è anche vero che uno si è sciolto, c'ha anche meno senso farlo. Questo esercizio lo puoi fare anche lo puoi fare più di una volta, lo puoi fare anche 2 o 3 volte. Tanto non conviene perché comunque mantenere il muscolo completamente disteso, rilassato, soprattutto prima dell'attività, se lo utilizzi per il riscaldamento, non fa bene perché sennò tendi comunque a ridurre la reattività muscolare. Se i piedi ti scivolano avanti, allora ti metterai vicino alla parete. Non è importante che li avvicinate troppo, diciamo, al sedere i piedi, possono stare anche lontani, distanti. Se vi scivolano avanti, allora trovate un fermo e vi posizionate con i piedi puntati verso una parete, un muro, qualcosa, un mobile, qualsiasi cosa che possa aiutare il rilassamento. E mantenete 20 secondi. La prossima volta ti spiegherò il quinto esercizio, che è l'esercizio più complicato e più complesso, molto importante per sciogliere non solo le gambe, ma anche il bacino. Cruciale per liberare il movimento del corpo e permettere la maggior parte dei movimenti di farli in scioltezza. Ricordati di iscriverti al canale e a cliccare sul tasto campanellina, così ti verranno notificati i nuovi contenuti. Alla prossima!